Allora, diamo inizio al webinar di questa sera, dal titolo Come affrontare i disturbi alimentari, il parere dello psicoterapeuta e del nutrizionista. Il webinar di questa sera può essere un po' considerato come una prosecuzione del webinar della scorsa volta, del 20 maggio. Questa volta affronteremo nello specifico il disturbo dell'anoressia e il disturbo della bulimia. Io mi occuperò del primo, mentre la dottoressa Loisio si occuperà della descrizione della bulimia. Ho preferito iniziare con una slide abbastanza generica, nella quale ricordo come il cibo in realtà ha una funzione biologica essenziale per l'organismo, perché ovviamente il cibo è quello che dà energia al nostro corpo, è quello che ci aiuta a resistere alla fatica e comunque è tutta appunto una funzione biologica. Molto spesso però il cibo viene anche utilizzato per gestire le nostre difficoltà emotive, in particolar modo se il cibo viene utilizzato in questa maniera appena descritta, si parla sì di relazione tra alimentazione ed emozioni, ma ovviamente una relazione di tipo per lo più disfunzionale. Per quanto riguarda i disturbi dell'alimentazione, ho riportato quella che è la definizione che appunto riporta il DSM-5, quindi il manuale diagnostico, e questa la leggo per essere il più precisa possibile. I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono caratterizzati da un persistente disturbo dell'alimentazione o di comportamenti collegati con l'alimentazione che determinano un alterato consumo o assorbimento di cibo e che danneggiano significativamente la salute fisica o il funzionamento psicosociale. Ovviamente chi soffre di un disturbo dell'alimentazione, come già stato detto nel webinar precedente, ha tutta una serie di conseguenze e ripercussioni su diversi ambiti di vita che possono andare da quello appunto personale, della salute fisica, ma anche sociale, lavorativo, delle relazioni interpersonali. La classificazione che il DSM-5 riporta descrive delle principali categorie diagnostiche, ossia appunto quella dell'anoressia nervosa e della bulimia nervosa che tratteremo questa sera, ma riporta anche il disturbo da binge eating e altri disturbi dell'alimentazione. Questa è una lista in generale di quelli che sono i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, a partire dalla PICA, dal disturbo di ruminazione, disturbo evitante restrittivo dell'assunzione di cibo, appunto anoressia e bulimia, disturbo da binge eating. E disturbi della nutrizione e dell'alimentazione con altra specificazione o senza altra specificazione. Come ho anticipato prima, io però tratterò nello specifico l'anoressia nervosa. Anche per quanto riguarda l'anoressia nervosa, il DSM-5 la definisce secondo una serie di criteri, quali devono essere ri rispettati tutti o in parte per un certo periodo di tempo affinché possa avvenire una diagnosi di tale disturbo. Il primo criterio è quello che riguarda la restrizione dell'assunzione di calorie. È una restrizione che porta la persona, il soggetto, l'individuo comunque ad avere un peso corporeo significativamente basso rispetto a magari all'età, rispetto alla corporatura, comunque è un peso visibilmente basso. Poi il criterio B riguarda l'intensa paura di aumentare di peso, comunque di ingrassare, quindi si applica un comportamento che interferisce con l'aumento di peso, quindi si evita questo timore. C'è il criterio C, poi, che riguarda l'alterazione del modo in cui viene vissuto dall'individuo il peso o la forma del proprio corpo. Quindi, anche questo lo abbiamo anticipato nel webinar precedente, il soggetto dà un'eccessiva importanza al peso e alla forma del corpo, come se tendesse a valutare se stesso, il proprio valore personale, attraverso questi due criteri, peso e forma del corpo. Poi ci sono altri criteri diagnostici che distinguono l'anoressia nervosa in due tipi, il tipo con restrizioni e il tipo con abbuffate o condotte di eliminazione. Il tipo con restrizioni dà una durata temporale di questa particolarità, di questa sintomatologia, ossia durante gli ultimi 3 mesi,
l'individuo non ha presentato ricorrenti episodi di abbuffate o condotte di eliminazione, ossia vomito autoindotto, l'utilizzo improprio di lassativi, di diuretici. In questo sottotipo la perdita di peso è ottenuta principalmente attraverso dieta, digiuno o attività fisica eccessiva. Quindi con restrizioni va ad identificare queste tipologie di atteggiamenti, dieta, digiuno o attività fisica eccessiva. Il tipo con abbuffate e condotte di eliminazione invece riguarda il fatto che durante gli ultimi 3 mesi l'individuo presenta episodi di abbuffate e condotte di eliminazione e o condotte di eliminazione, quindi appunto applica tutti quei comportamenti, vomito, lassativi e diuretici. Infine, l'anoressia nervosa viene anche distinta tra un'anoressia in remissione parziale o in remissione completa. Per quanto riguarda la remissione parziale, rispetto ai criteri che abbiamo nominato prima, il criterio A, il criterio B e il criterio C, il criterio A non viene più soddisfatto, quindi il fatto di dover rispettare un basso peso corporeo non è più soddisfatto, sono presenti e persistenti solamente il criterio B e il criterio C, ossia la paura di ingrassare, di aumentare di peso, oppure il fatto di considerare se stessi in relazione al peso, alla forma del corpo. Oppure c'è la tipologia in remissione completa, per la quale i criteri A, B e C non sono ormai più soddisfatti. Un concetto fondamentale nei disturbi dell'alimentazione è quello dell'indice di massa corporea, sicuramente ne avrete già sentito parlare. A seconda del risultato di questo semplice calcolo si è in grado di definire il livello di gravità attuale della patologia, quindi si va da lieve ad estremo, da un limite di il risultato che dà questa formula matematica di maggiore o uguale a 17 kg fino a minore di 15 kg per metro quadro. Per quanto riguarda, questo è importante, le caratteristiche e il decorso dell'anoressia nervosa, elementi fondamentali anche per una diagnosi o comunque per riconoscere tale patologia riguardano l'esistenza di diversi criteri, ossia restrizione dietetica calorica persistente, rigida ed estrema, quindi il soggetto mette in atto una restrizione dietetica, una dieta ferrea, definiamola così. C'è appunto l'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo, come abbiamo già detto. Capita che colpisca più soprattutto adolescenti e c'è l'esordio tra i 14 e i 16 anni e sembra appunto che l'esordio sia caratterizzato dall'applicazione di questa dieta. In alcuni casi è di breve durata ed autolimitata, in altri casi purtroppo diventa può cronicizzarsi. Le abbuffate si sviluppano frequentemente e in circa la metà dei casi c'è un passaggio verso la bulimia nervosa. Per quanto riguarda le cause o fattori di rischio generali, questi sembrano quelli essere maggiormente presenti, maggiormente riscontrati, in quanto sembra non ci sia una causa definita, una causa unica. Per lo più i fattori di rischio riguardano il sesso femminile, generalmente perché le donne siamo maggiormente sottoposte a metterci a dieta, capita che di subire magari più spesso o in maniera più forte le pressioni sociali e comunque siamo più portate a basare il nostro valore sulla forma del nostro corpo. E poi, come dicevamo prima, un altro fattore di rischio generale è il fatto dell'adolescenza, come abbiamo appunto indicato, c'è una maggiore insorgenza tra i 14 e i 16 anni, appunto perché l'adolescente tende maggiormente a giudicare il proprio valore in base alla forma del corpo, alla magrezza e soprattutto perché in adolescenza si è sottoposti a una serie di modificazioni corporee comunque visibili dovute alla pubertà. Per quanto riguarda i fattori prognostici che appunto ci aiutano nella diagnosi e nella risoluzione del problema, i fattori positivi riguardano l'età precoce di insorgenza e il fatto che possa essere definita come una patologia di breve durata, come dicevamo prima, no? Quindi il primo caso nella quale si autolimita nel tempo. I fattori prognostici negativi invece riguardano la lunga durata della malattia, grave perdita di peso, che ovviamente poi dovrà essere recuperato con il trattamento, e la presenza di episodi di abbuffate e di vomito.
Questa è una slide nella quale cerco di rendere il più schematico possibile quelle che sono le due vie di accesso, le due vie di ingresso ai disturbi dell'alimentazione. Una via riguarda necessità di controllare vari aspetti della vita, ossia un soggetto che tende ad avere questa convinzione o questa necessità di sottoporre al proprio controllo vari aspetti di vita, ovviamente nel momento in cui realizza che questo è praticamente impossibile, scopre che invece può avere questa forma di controllo sulla propria alimentazione, sulla propria forma del corpo, sul proprio peso, e questo ovviamente lo fa sentire efficace e competente. E un modo per arrivare al risultato, appunto, a sentire questa forma di controllo, è quello di applicare ad esempio una dieta ferrea o il digiuno. Un'altra via d'ingresso è quella che ho definita l'interiorizzazione dell'ideale di magrezza, quindi è quella che ci porta a valutare noi stessi attraverso la forma del corpo, il nostro peso, senza valutare le nostre competenze a 360 gradi, magari lavorative, magari le competenze sociali. Ci valutiamo solo ed esclusivamente attraverso peso e forma del corpo. E ovviamente più siamo magri, più ci avviciniamo al nostro ideale e maggiormente ci sentiamo soddisfatti. Ovviamente questo lo raggiungiamo attraverso l'applicazione di una dieta ferrea. Tutti questi meccanismi che pongono le basi per lo sviluppo di un disturbo dell'alimentazione, vengono appunto definiti meccanismi di mantenimento. Qui ne ho riportati alcuni. Riguardano le preoccupazioni per il peso, la forma del corpo e l'alimentazione. Questo lo ripeto sempre, ma perché è forse il nucleo fondamentale, principale dei disturbi dell'alimentazione. Poi ad esempio c'è check ed evitamento del corpo, check nel senso di controllo della forma del corpo, magari di determinati punti del nostro corpo, il sentirsi grassi, la dieta, il fatto di applicare la dieta, il fatto di utilizzare delle strategie come il vomito, lassativi e diuretici, le emozioni e i pensieri negativi, che sono quelle che appunto ci spingono magari verso l'uso inappropriato del cibo, le relazioni, eventi di vita difficili. E poi ci sono dei meccanismi di mantenimento che vengono definiti aggiuntivi, e sono il perfezionismo clinico, appunto la tendenza a dover essere, passatemi il termine, perfetti negli ambiti per noi importanti, come potrebbe essere quello lavorativo, quello scolastico. Poi c'è una bassa autostima, difficoltà interpersonali e l'intolleranza alle emozioni, per lo più negative. Per quanto riguarda il trattamento, nell'anoressia non è presente, non è applicabile nessun trattamento farmacologico, ma tutto è centrato su un trattamento ovviamente che si applica a livello psicologico, ma che va a coinvolgere tutta una squadra di specialisti, dai medici ai fisioterapisti al nutrizionista. Per lo più quella che noi applichiamo nel nostro centro è la terapia cognitivo-comportamentale dei disturbi dell'alimentazione migliorata, quella che viene definita la CBTE. Che cos'è la CBTE? È un tipo di terapia focalizzata sulla psicopatologia del disturbo dell'alimentazione, quindi sul trattamento, non si occupa della diagnosi. È individualizzata per affrontare la psicopatologia attraverso una relazione con il singolo paziente. Il singolo paziente in questo caso è protagonista del suo percorso di cura. Le modalità di somministrazione, ovviamente è una terapia limitata nel tempo, ha una durata. È altamente strutturata, c'è una sorta di agenda, poi vi farò vedere una slide con i vari passi, è individuale, appunto come dicevamo prima, il soggetto, il paziente, la persona è il primo ad essere coinvolto, il primo ad avere una motivazione nell'essere coinvolto in questo percorso, ma possono essere tirati in ballo anche gli altri significativi, come ad esempio i familiari, come i partner, tutti coloro che possono facilitare il progresso del paziente. E poi appunto, come dicevamo prima, c'è un'equipe che va dallo psicologo al dietista, al medico, al fisioterapista. Gli obiettivi della CBTE riguardano il fatto di ingaggiare il paziente,
Quindi questo già l'ho anticipato, è il paziente che deve decidere di cambiare e avere un ruolo attivo in questo percorso, più o meno lungo che sia, più o meno semplice che sia. Rimuovere la psicopatologia dei disturbi dell'alimentazione, quindi per lo più va a sfaldare, va ad intaccare i comportamenti disfunzionali che riguardano l'alimentazione e le preoccupazioni per il peso e per la forma del corpo. Il terzo obiettivo è quello di correggere i meccanismi che mantengono la psicopatologia, quelli che ho detto prima, i meccanismi di mantenimento aggiuntivi come il perfezionismo, come la bassa autostima, ma anche tutti quegli altri che riguardano, ad esempio, il check fisico, il fatto di non tollerare le emozioni negative. E poi infine il quarto obiettivo è quello che insegna al paziente a prevenire le ricadute, quindi a riconoscere la sintomatologia che può definire una ricaduta. Un passo fondamentale è quello della formulazione, forse è il primo passo all'interno del percorso che propone la CBTE. La formulazione dell'anoressia nervosa prevede una sorta di circolo vizioso, per il quale il primo step, ancora una volta, è quello che riguarda l'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo. Quindi io ho questa convinzione che mi porta appunto a dare una grande importanza al mio peso e alla mia forma del corpo. Ovviamente la mia strategia per raggiungere tale obiettivo può essere quello o di applicare una dieta ferrea o digiuno, oppure applicare comportamenti non di compenso, come potrebbe essere ad esempio l'eccessiva attività fisica. Ovviamente questi mi aiutano a raggiungere il basso peso, quindi lì per lì avere un basso peso per me è un rinforzo positivo, vuol dire che io sono in controllo, quindi riesco ad avere il controllo, riesco a raggiungere il mio obiettivo, questo per me è rinforzante. E anche se ci sono i sintomi da malnutrizione, che potrebbero essere debolezza, la menorrea, anche difficoltà più importanti, come si diceva nell'altro webinar, a livello osseo, a livello cardiaco, però in un certo senso questi, in maniera malsana, mi confermano nuovamente che io sono nel controllo, cioè la mia strategia mi aiuta a raggiungere il basso peso. Quindi il mio obiettivo l'ho raggiunto, e questo ovviamente mi rimanda al fatto che l'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo in qualche modo mi aiuta, si crea appunto una sorta di circolo vizioso vero e proprio. Questa è la slide nella quale vi definisco quelli che sono i vari passi della CBTE, del percorso di CBTE, che poi verrà ripreso anche dalla dottoressa Loisio. Il primo passo è quello della valutazione e preparazione, quindi appunto ingaggiare il paziente, quello che dicevamo prima. Poi c'è il passo 1, iniziare bene e decidere di cambiare, quindi il paziente deve capire qual è la sua motivazione, il perché ha deciso di coinvolgersi in questo percorso. Poi c'è il passo 2, affrontare il cambiamento. Quindi appunto tutto il protocollo, chiamiamolo, della CBTE, con tutti i passaggi che richiede: la presenza di diari alimentari, la presenza di imparare un'alimentazione regolare, considerare il fatto di dover fare diversi pasti al giorno, almeno 5, quindi affrontare anche la paura e la convinzione che mangiare in maniera diversa può portarmi ad ingrassare, quando in realtà non è così. Poi c'è il passo 3, quindi finire bene. E durante la prosecuzione di questi due passi, il passo 2 e il passo 3, sono presenti a intervalli di tempo regolari le sedute di revisione, quindi capire i progressi che si sono fatti, perché si sono fatti, o i progressi che non sono stati raggiunti e il motivo. E alla fine ci sono le sedute di revisione post-trattamento, quindi come è andato il trattamento, se c'è pericolo di ricadute, preparare il paziente in qualche modo a terminare il processo di guarigione e riorganizzare la propria vita al di fuori della CBTE. Adesso lascio la parola alla dottoressa Loisio, che vi definirà invece la bulimia nervosa. Solo che attivo l'audio. Grazie Alessandra. Allora adesso andiamo a vedere invece appunto la bulimia. Un attimo solo che condivido lo schermo.
soltanto, oggi con la tecnologia. Allora, buonasera a tutti, quindi adesso andiamo a vedere, a conoscere un po' meglio la bulimia nervosa. Allora, la bulimia nervosa quindi è un disturbo psichico caratterizzato da una eccessiva, costante preoccupazione per il peso e la forma del corpo, no? Quindi rimaniamo sempre nell'ambito dei disturbi alimentari, quindi come ha spiegato bene la dottoressa Curtacci, sono proprio caratterizzati da questo nucleo appunto del controllo e della costante preoccupazione per il peso e la forma del corpo, per cui allora nella bulimia il soggetto inizia quindi a seguire una dieta ferrea e a mettere in atto dei comportamenti di compenso che servono appunto a non aumentare di peso. Quindi in realtà questi comportamenti di compenso non fanno altro che attivare la dieta ferrea e altri comportamenti quali appunto la buffata, e quindi a mantenere il disturbo in atto. Quindi si attiva appunto un circolo vizioso che si va sempre ad autoalimentarsi e quindi si mantiene fino a cronicizzare. La bulimia nervosa viene inserita quindi all'interno del DSM-5, all'interno dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Qui ho inserito i criteri diagnostici appunto per poter fare una diagnosi di bulimia. Allora, per farlo appunto devono essere richiesti dei ricorrenti episodi di abbuffata, e un episodio di abbuffata deve essere caratterizzato a sua volta da alcuni aspetti. Sicuramente la persona deve mangiare in un determinato periodo di tempo una quantità di cibo maggiore rispetto a quella che mangerebbe la maggior parte degli individui nello stesso tempo e in circostanze simili. E inoltre un'altra caratteristica appunto della buffata è che ci deve essere la sensazione di perdere il controllo durante l'episodio, per esempio appunto la sensazione di non riuscire a smettere di mangiare, oppure di non riuscire a controllare cosa si sta mangiando e quanto, in quali quantità. Inoltre un altro criterio sono le ricorrenti e inappropriate condotte compensatorie per prevenire l'aumento di peso. Come abbiamo detto, quindi la persona mette in atto quindi dei comportamenti di compenso, quali sono il vomito autoindotto, quindi la persona si provoca il vomito per non assorbire appunto il cibo, le quantità di cibo che ha mangiato, oppure fare abuso di lassativi, diuretici o altri farmaci, o anche appunto fare ricorso ad un'attività fisica eccessiva. Un altro criterio diagnostico per la bulimia nervosa è che le abbuffate e le condotte compensatorie inappropriate si devono verificare entrambe in media almeno una volta alla settimana per 3 mesi. E ovviamente i livelli di autostima sono indebitamente influenzati dalla forma e dal peso del corpo, e l'alterazione non si manifesta esclusivamente nel corso di episodi di anoressia nervosa. All'interno del DSM-5, quindi di questo manuale diagnostico, è inserito anche il livello di gravità attuale della bulimia, che varia quindi da lieve a estremo a seconda del numero degli episodi di condotte compensatorie che la persona mette in atto. Quindi lieve quando ci sono una media di 1-3 episodi di condotte compensatorie inappropriate a settimana, moderato una media di 4-7 episodi, grave 8-13 episodi sempre a settimana, oppure estremo quando appunto gli episodi sono anche più di 14, quindi più di 14 episodi di condotte compensatorie inappropriate a settimana. Vediamo un po' che la bulimia nervosa è un disturbo che è distribuito a livello mondiale, soprattutto nelle società, in maniera prevalente nelle società occidentali. Nella letteratura appunto epidemiologica viene riportato che in genere colpisce maggiormente persone di razza bianca, giovani adulti, alcuni adolescenti, in particolar modo di sesso femminile, ed è un disturbo che è distribuito in tutte le classi sociali.
Per quanto riguarda le caratteristiche e il decorso, la bulimia ha un esordio un po' più tardivo rispetto all'anoressia nervosa. In genere, qual è appunto l'esordio? In genere inizia come un'anoressia nervosa, quindi comunque con una dieta ferrea, però si è appunto riportato, no, nella letteratura che un quarto dei casi appunto ha un esordio come anoressia nervosa, ma in un tempo più o meno lungo si verificano delle abbuffate che vanno quindi ad interrompere la dieta, facendo sì che poi il peso rimanga in un intervallo di normalità. Il disturbo della bulimia è un disturbo autoperpetuante, la durata è di 5 anni all'incirca e 5-10 anni più tardi si riporta che un terzo o un mezzo hanno ancora un disturbo dell'alimentazione. La prognosi del disturbo della bulimia nervosa è peggiore quando la persona presenta anche una storia di obesità nell'infanzia, una bassa autostima oppure e/o disturbi di personalità. Le cause di questi disturbi, quindi in questo caso mi riferisco appunto, come ha detto poi già la dottoressa Cortaccia, anche all'anoressia, in realtà sono diversi, quindi possiamo trovare sicuramente fattori sociali, il genere, quindi abbiamo visto maggiormente sono presenti nel genere femminile. Ovviamente può condizionare quindi l'insorgenza di questi disturbi anche una fase appunto di età, essere all'interno della fase appunto adolescenziale, oppure avere una storia passata di obesità o problemi alimentari, disturbi di alimentazione all'interno della famiglia, così come possono essere dei fattori causali anche alcuni eventi traumatici vissuti nella propria infanzia o caratteristiche di personalità. In ogni caso possiamo appunto concludere che non sembra esserci una singola causa appunto dietro questi disturbi. Sicuramente quello che va sottolineato proprio per far luce proprio sull'importanza di trattare questi disturbi sono le conseguenze che vanno a colpire, diciamo, vari ambiti di vita della persona, quindi varie aree, sicuramente a livello psicologico, quindi provocano un peggioramento proprio della salute mentale, quindi con disturbi di ansia, disturbi dell'umore e così via, sicuramente vanno a compromettere le relazioni interpersonali della persona, la riuscita, il funzionamento nella vita quotidiana, anche appunto quella lavorativa o scolastica, e poi ovviamente hanno una ripercussione, quindi la bulimia nervosa nello specifico, una ripercussione anche sulla salute fisica. Infatti le persone affette da bulimia, anche quelle normo peso, possono produrre gravi disagi al proprio organismo, soprattutto diciamo grazie all'ingestione, cioè proprio a causa dell'ingestione dei lassativi o dei glisteri, oppure al vomito autoindotto, che sono proprio comportamenti, abbiamo detto, di compenso, che servono appunto a non ingerire, quindi a non assorbire le sostanze nutritive che la persona ha assunto appunto durante la buffata. Quindi tutti questi comportamenti che cosa provocano? Sicuramente degli scompensi elettrolitici e la disidratazione, che solitamente poi vanno a sfociare in problemi fisiologici piuttosto importanti. È stato riportato che le persone affette da bulimia nervosa hanno lesioni allo stomaco e l'uso di lassativi può provocare anche delle disfunzioni cardiache con perdite di minerali vitali come il potassio. Andiamo a vedere il trattamento. Allora, se andiamo appunto a vedere il trattamento farmacologico, sempre dalla letteratura viene riportato che le terapie farmacologiche per la bulimia nervosa esistono, ma sono soltanto efficaci a breve termine sulla frequenza delle abbuffate. In questo caso vengono prescritti degli antidepressivi che appunto hanno soltanto questo effetto a breve termine sulla frequenza delle abbuffate. Sicuramente il trattamento però
per eccellenza, quello più efficace, quindi che ha delle evidenze, si basa su delle evidenze scientifiche, è il trattamento di tipo psicoterapeutico, e parliamo nello specifico della terapia, della psicoterapia cognitivo-comportamentale, che è quella che ha maggiori risultati e migliori risultati. E quindi, come detto già dalla dottoressa Curtacci, troviamo appunto questo tipo di terapia cognitivo-comportamentale, che è appunto quella della la CBT-E, ovvero la terapia cognitivo-comportamentale migliorata. Questa è la mappa già descritta dalla dottoressa, quindi è importante comunque in questo caso una forma di terapia molto strutturata, quindi parte da una valutazione, una preparazione, per poi introdurre dei passi. Il passo 1 è quello dell'iniziare bene, e qua è importante il lavoro di cooperazione tra il terapeuta e per terapeuta e il paziente, e poi diciamo subito dopo il passo 1, che dura dura 4 settimane con 2 sedute a settimana. In questo caso, subito dopo il passo 1 si fa una seduta di revisione. Se il paziente è intenzionato a recuperare il peso, quindi ad affrontare quella che è la perdita appunto di peso, allora si introduce il passo 2, che è quello proprio il nucleo centrale della terapia cognitivo-comportamentale migliorata, e quindi appunto è l'affrontare il cambiamento. Dopo questo passo 2 ci sono sempre delle sedute di revisione, e poi si finisce, diciamo, proprio tutto il percorso terapeutico con il passo 3, che è proprio il finire bene. Qua si lavora soprattutto sull'evitare le ricadute nel lungo termine, quindi quelli che in questa terapia vengono chiamati passi indietro, cioè appunto una sorta di ricadute proprio nel problema. Ok, le caratteristiche del trattamento in breve è sicuramente un passo fondamentale, quello di costruire una formulazione personalizzata. Allora, il paziente praticamente che cosa si fa in breve? Si inizia sempre con una formulazione personalizzata. Allora, la formulazione del proprio problema è una mappa, diciamo un diagramma, che va a mostrare quelli che sono i principali processi che portano appunto, diciamo, che mantengono il disturbo. Costruire insieme al paziente la formulazione del proprio disturbo è fondamentale, perché aiuta il paziente a conoscere meglio il proprio disturbo, anche a vederlo dal di fuori, no? A distanziarsene, e a comprendere meglio come funziona, quindi come si è attivato e quali sono i meccanismi di mantenimento sui quali poi bisogna andare ad agire, perché ricordiamo che l'obiettivo della terapia cognitivo-comportamentale migliorata, quindi CBTE, è proprio quello di agire sui meccanismi di mantenimento del disturbo. E poi ovviamente solo dopo la condivisione dei problemi da affrontare si pianificano col paziente le procedure per affrontare poi l'espressione proprio del disturbo alimentare. Questa è la formulazione della bulimia nervosa, quindi ovviamente questo è un diagramma generale ma che comunque si va a costruire con un paziente con bulimia nervosa. Vediamo che c'è sempre alla base il nucleo, che è l'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo. Si mette in atto quindi una dieta ferrea. L'elemento poi che è appunto necessario affinché si possa parlare di bulimia è la buffata. La buffata, quindi, e i comportamenti di compenso che non fanno altro, quindi come vediamo, che non fanno altro che rinforzare la buffata stessa, quindi appunto si innesca un circolo vizioso che si autoalimenta sempre. Gli eventi di vita e le varie emozioni sono comunque un altro elemento che va un po', diciamo, in qualche modo andare a rinforzare la buffata e diciamo il circolo vizioso si autoalimenta anche attraverso quindi un evento traumatico di vita o delle emozioni negative che non vengono appunto gestite e tollerate dal paziente.
Ok, la formulazione personalizzata ovviamente diciamo, va costruita anche in base al paziente che si ha di fronte, abbiamo detto, perché comunque è una psicoterapia individuale, quindi fatta, costruita proprio ad hoc in base al paziente che abbiamo di fronte. Questa è la formulazione che si costruisce con pazienti sottopeso con episodi di abbuffata e comportamenti di compenso, quest'altra slide vediamo invece la formulazione che si costruisce con pazienti non sottopeso, quindi che non sono sottopeso mettono in atto sempre degli episodi di abbuffata e comportamenti di compenso. Ovviamente ad affrontare aspetti diversi, ovviamente se il paziente è sottopeso o non sottopeso. Una cosa importante, appunto, tornando nella slide precedente, è che in questo caso, quindi con pazienti sottopeso che però mettono in atto degli episodi di abbuffata, si deve iniziare con gli effetti percepiti negativamente dal paziente che sono legati al sottopeso. Quindi che cosa provoca questo mio comportamento? Sicuramente un isolamento sociale, una perdita dei precedenti interessi, cioè far capire al paziente, cioè si comincia proprio a far capire al paziente quanto questo disturbo va a compromettere il funzionamento nella sua vita e quali sono le conseguenze, anche dal sentire freddo, la sensazione di pienezza, il dormire poco. E poi si chiede al paziente quale comportamento ha determinato il basso peso e per quale motivo segue una dieta, cioè si seguono determinate tappe per costruire la formulazione quindi del proprio disturbo. Ok, vado avanti. Importante, un'altra strategia utilizzata in questo tipo di psicoterapia è il monitoraggio. Il monitoraggio quindi è questa scheda, non è sicuramente un diario alimentare, ma è una scheda che serve appunto al paziente a prendere le distanze dal proprio problema alimentare, va a sottolineare quelle che sono anche le emozioni che ha provato durante un pasto o dopo una abbuffata, ad esempio, e quindi fornisce un quadro dettagliato di come si mangia, portando quindi l'attenzione del paziente sul proprio disturbo alimentare e rendendolo così più consapevole. Questa è una... diciamo uno strumento che viene utilizzato per tutto il corso della psicoterapia cognitivo-comportamentale con i pazienti con disturbi alimentari. E poi un altro strumento è appunto questa scheda, cioè l'analisi della buffata, cioè si va appunto a riflettere con il paziente su che cosa c'è stato appunto prima della buffata, cioè la restrizione dietetica, calorica e sottopeso, se appunto c'è stata una rottura della regola dietetica che quindi poi ha portato a livello appunto emotivo a non sapere appunto gestirla e quindi mettere in atto una buffata, degli eventi avversi, delle emozioni non gradite e così via. E quindi appunto si riflette con il paziente su che cosa ha imparato con questa scheda, cioè se per quale motivo è ricorso alla buffata e cosa farà per affrontare meccanismi di mantenimento. Ok, una cosa molto importante poi nella psicoterapia cognitivo-comportamentale è la collaborazione del paziente, perché ricordiamo sempre una terapia dove c'è una collaborazione necessaria tra terapeuta e paziente. L'obiettivo è quello di rendere il paziente più flessibile e quindi non valutarsi solamente in base al peso e alla forma del corpo, ma ingrandire un po' il raggio delle aree in cui uno può autovalutarsi. Ed è importante quindi la collaborazione tra terapeuta e paziente, è importante anche e lo si vede anche nell'utilizzo di compiti a casa. Per esempio il paziente viene invitato a leggere alcuni manuali, ad esempio faccio vedere questo, il manuale per i pazienti che può essere adoperato dal paziente con bulimia nervosa durante ovviamente un percorso di tipo psicoterapeutico, quindi andando di pari passo, possono essere appunto questi due, uno come vincere i disturbi dell'alimentazione di Riccardo Dallegrave e l'altro di Fairburn, vincere le abbuffate.
Io adesso passerei la parola alla dottoressa Trombatore, che è la nutrizionista, che adesso esporrà come appunto si può affrontare, come si possono affrontare i disturbi di anoressia e di bulimia da un punto di vista appunto nutrizionale. Buonasera, adesso condividerò con voi le slide. Vede. Ecco, sì, ho avuto quindi troppo problemi di connessione. Ok, un attimo solo che allora. Non so se vedete qualcosa. Io ho l'ultima slide, quella con i manuali. Esatto. Ma non so, ho un problema di con Zoom. Un attimo, mi dice che mi passa lo schermo, un secondo soltanto, perché io adesso ho aperto le slide di Lavinia, ma non so se li vedete anche voi. No. Guardate. Un attimo solo che provo a rientrare. Non vedo. Come fare, perché ho un problema di ok, ecco, ce l'ho fatta, scusatemi. Ok, vediamo un po' se ok, scusate. Perfetto. Ok, allora facciamo un breve recap di quanto detto prima. Parliamo quindi di anoressia nervosa in primo luogo, e questa è data appunto da un peso al di sotto dell'85% rispetto ad un normale peso corporeo dato da sesso, altezza ed età. Ovviamente la scarsa assunzione di cibo è il motivo del sottopeso ed è determinato dalla paura di ingrassare, ovviamente, e vedersi in un modo non adeguato. Il soggetto anoressico evita con molta dovizia di particolari tutti i cibi ritenuti impropriamente grassi, andando ad osservare in maniera compulsiva le etichette, le chilocalorie e le porzioni dei cibi che vengono ingeriti, e questo fa sì che il loro pensiero fisso sia ovviamente quel boccone in più ingerito piuttosto che quella caloria in più che è stata assunta. Ovviamente il corpo viene vissuto in maniera alterata, con particolare attenzione alle forme e con il rifiuto ad ammettere la condizione di sottopeso che si sta verificando.
Ovviamente andare a valutare una condizione di anoressia è molto difficile in soggetti giovani, dato che i cambiamenti sono all'ordine del giorno, in quanto ci sono squilibri ormonali, squilibri di peso e di altezza, che possono inizialmente andare a creare un conflitto nella valutazione di questa condizione. Effettivamente, non c'è una reale perdita dell'appetito in una condizione dell'anoressia, anzi, i pazienti continuano ad avere fame e sono ossessionati da questo pensiero del cibo, anche se spesso vanno ad avere atteggiamenti contrastanti come nascondere, gettare il cibo nella spazzatura piuttosto che non mangiare nulla nel momento in cui hanno preparato pasti abbondanti per ovviamente altre persone. Dopo questi periodi di scarsa assunzione di cibo, si va incontro ovviamente ad abbuffate date dalla richiesta fisiologica del nostro organismo. E da lì l'eliminazione del cibo con il vomito autoindotto o con l'utilizzo di lassativi e di diuretici o esercitando un'attività fisica smodata. Il deperimento fisico unito alla ridotta qualità di vita e alle difficoltà relazionali può favorire lo sviluppo di stati depressivi, irritabilità, insonnia e ritiro sociale. Nelle forme di anoressia caratterizzate da abbuffate e condotte di eliminazione, può essere presente però una maggior tendenza all'abuso di alcol e sostanze, proprio per ovviare questa carenza. Per quanto riguarda invece la bulimia nervosa, abbiamo la differenza di avere di fronte un soggetto che può essere tranquillamente normopeso, sovrappeso, ma ovviamente anche sottopeso. Questa caratteristica va ad essere influenzata dalla frequenza delle condotte compensatorie, oltre ovviamente alle caratteristiche individuali. Inoltre è stato stimato da uno studio condotto negli USA che dopo un episodio di abbuffata seguito dal vomito, comunque il 50% delle calorie viene assorbita dal corpo, quindi anche l'espulsione tramite il vomito autoindotto non apporta comunque tutti i benefici che si può pensare. Si incorre quindi in un circolo vizioso dato dall'insoddisfazione per il peso, quindi si va incontro ad una dieta sicuramente rigida, un calo ponderale, di conseguenza l'organismo non avendo i giusti nutrienti ovviamente va in una condizione di fame, quindi di nuovo abbuffata con perdita del controllo, vomito autoindotto per cercare di espellere ciò che è stato ingerito e di nuovo dieta ferrea e così rinizia il ciclo. Il trattamento per queste condizioni è dato da diversi punti, quale la valutazione degli introiti, quindi ciò che viene ingerito tramite il recall delle 24 ore o tramite il diario alimentare, la valutazione degli indici antropometrici, quindi la misura della circonferenza del polso, piuttosto che la valutazione della spesa energetica giornaliera, la valutazione fisica, quindi la composizione corporea, la parte muscolare, la parte grassa e la parte inerente ai liquidi, lo studio dei compartimenti corporei tramite la BIA e infine gli indici prognostici e di gravità clinica. Gli obiettivi della RN sta per riabilitazione nutrizionale, quindi gli obiettivi che va a porsi questa riabilitazione sono sicuramente andare ad affrontare la restrizione dietetica calorica, in quanto l'assunzione che va a produrre un deficit energetico e conseguentemente la perdita di peso, vanno sempre affrontati nel trattamento di questi disturbi, dato che vanno a causare delle complicanze piuttosto gravi,
nonché un danno a livello sociale e psicologico. Un altro obiettivo è sicuramente andare ad affrontare la restrizione dietetica cognitiva. Questa restrizione dietetica cognitiva è dannosa, dato che causa preoccupazioni per il cibo, andando ad interferire con la concentrazione e danneggiando le relazioni. Ovviamente gli zuccheri che noi ingeriamo ogni giorno servono oltre che per produrre energia data dall'attività che andiamo a svolgere giornalmente, sono zuccheri che principalmente vanno a determinare la concentrazione, quindi l'utilizzo della parte cerebrale. Quindi gli zuccheri non sono solo un male, bensì sono necessari e fondamentali, quindi la loro assunzione non è da abolire del tutto. E un altro obiettivo è andare a correggere le complicanze fisiche della malnutrizione. Questa è sicuramente correlata alla restrizione calorica, prolungata e va ad intaccare proprio la massa cellulare, senza avere uno strato infiammatorio sottostante, come invece succede nelle altre forme di malnutrizione. Il segno clinico caratteristico è il calo ponderale. E se questo non viene corretto, può andare a determinare delle complicanze mediche a livello del cuore e delle ossa. Successivamente bisogna raggiungere una condizione di normopeso, quindi i pazienti vanno aiutati a raggiungere questa condizione in modo tale da eliminare il meccanismo che si va ad intaccare. Determinato appunto dal disturbo dell'alimentazione. Correggere le conseguenze psicosociali della malnutrizione. Questa si associa molto spesso all'isolamento sociale, come abbiamo detto prima, che va a loro volta a determinare l'inalterazione del disturbo, quindi non viene in alcun modo risolto. La normalizzazione del comportamento alimentare. Spesso i pazienti vanno ad adottare delle regole estreme che ovviamente non possono essere perseguite per un lungo tempo. Quindi si finisce per reggere questo ritmo di un regime alimentare molto restrittivo e successivamente tornare alle solite abbuffate, con quindi scarsi risultati a livello pratico. E infine, bisogna ripristinare le normali percezioni di fame e sazietà. Queste regole rigide portano spesso, come detto prima, a un circolo vizioso che va a favorire lo sviluppo di abbuffate in conseguenza dell'aumento della fame o al contrario della riduzione dell'assunzione di cibo. Sicché si ha un precoce senso di pienezza dato dal rallentamento dello svuotamento gastrico che si verifica nei pazienti sottopeso. E infine andiamo a vedere i principi generali della riabilitazione nutrizionale. Dunque, abbiamo l'obiettivo di peso da raggiungere, quindi che significa che i pazienti sottopeso affetti da disturbi dell'alimentazione dovrebbero essere aiutati a raggiungere un peso salutare, che ovviamente non sia associato alle complicazioni della malnutrizione e non contribuisca al mantenimento della patologia del disturbo alimentare. Il peso salutare deve soddisfare tre condizioni, cioè deve essere mantenuto senza una restrizione calorica, non deve essere associato a sintomi da malnutrizione e deve permettere di avere una vita sociale. La velocità raccomandata di recupero del peso va a seguire delle linee guida internazionali che raccomandano una velocità di recupero compresa fra 0,5 kg e 1 kg la settimana. Questa velocità di aumento di peso permette comunque di raggiungere un peso normale in tempi ragionevoli ed è generalmente accettata dai pazienti motivati ad affrontare questo recupero ponderale. Poi andiamo a valutare l'introito calorico e la composizione del piano alimentare. Qui
Quindi per ottenere un recupero di peso settimanale medio di mezzo chilo è necessario andare a creare un surplus di energia di almeno 500 kcal al giorno. Questo può essere raggiunto andando ad aumentare le quantità di cibo giornaliere e nel caso in cui insomma, i pazienti praticassero esercizio fisico in modo eccessivo, riducendo anche la quantità dell'esercizio stesso che viene svolto. Per quanto riguarda invece la misurazione e l'interpretazione del peso, vediamo che durante la seduta in questione ha numerosi scopi. Primo fra tutti è una buona opportunità per andare ad educare i pazienti sul loro peso e sul peso corporeo in generale. Secondo poi, i pazienti sono in genere molto ansiosi per i cambiamenti del loro peso quando modificano l'alimentazione, quindi fornisce dei dati ogni settimana sull'andamento del loro peso. Terzo punto, non meno importante, va a dare un'opportunità al clinico di aiutare i pazienti ad interpretare il numero della bilancia, perché effettivamente quello è solo un numero, non altro, non va ad indicare la composizione della persona, il famoso soggetto dalle ossa grandi, dalla corporatura robusta. Quarto punto, va ad affrontare una forma del check del corpo chiamata check del peso. L'eccessiva preoccupazione per il peso porta infatti i pazienti a misurare il loro peso frequentemente, anche più volte al giorno, e tale comportamento porta i pazienti ad essere preoccupati per queste fluttuazioni, peraltro fisiologiche e giornaliere del peso, legate alla variazione dell'idratazione del corpo stesso. L'educazione e il coinvolgimento attivo dei pazienti nel processo di recupero di peso sta ad indicare che i pazienti con disturbi dell'alimentazione hanno comunque la convinzione che se assumeranno certi cibi o determinate qualità di alimenti perderanno il controllo e aumenteranno il peso in modo imprevedibile. Quindi l'ansia generata da questa convinzione è mitigata con l'accentuazione della restrizione dietetica o con l'adozione di altri comportamenti estremi, andando a controllare ovviamente sempre il peso. E infine abbiamo le strategie da suggerire ai pazienti per affrontare i pasti in caso di difficoltà. Allora, nel caso in cui i pazienti avessero difficoltà a consumare i pasti, il medico, il nutrizionista in questione può suggerire ai pazienti di applicare una o più delle seguenti strategie, ovvero cercare di non deviare troppo dal piano alimentare, perché questo piano li aiuterà appunto a sentirsi in controllo durante il recupero del peso, perché potranno predire quanto peso recupereranno e a recuperare ovviamente il peso ad una velocità appropriata. Nonché due, a mangiare senza farsi influenzare dalla fame, dal senso di pienezza e dalle preoccupazioni sull'alimentazione, perché essendo alterati dallo stato di sottopeso e influenzati dalla patologia del disturbo dell'alimentazione, non rappresentano una buona guida per decidere quanto e quando mangiare. E infine evitare di usare rituali a tavola, perché la tendenza a mangiare in questo modo è un effetto secondario del problema alimentare. Quindi, a chiusura di tutto questo discorso, è necessaria ovviamente la collaborazione e l'interfacciarsi di queste due figure specialistiche, quali sono lo psicoterapeuta e il nutrizionista. Grazie. Ora mi permetto solo di condividere l'ultima informazione che riguarda il prossimo webinar. Eccolo qui. Eccolo, il prossimo webinar del 17 giugno alle ore 18:30, quando le abitudini diventano dipendenza, verrà condotto dal dottor Luca Innocenzi. E vi lascio infine con quelli che sono i contatti del nostro centro. Quindi c'è la mail e c'è il numero di telefono per qualsiasi esigenza. Ora, se possiamo lasciare qualche minuto a curiosità o a domande.
Alessandra, sto leggendo sulla chat. Sì. Che c'è una domanda. Allora. Sì, ecco, ringrazio anche Sonia che mi dava il suggerimento dell'interrompere la condivisione, ma oggi c'è stato anche proprio un intoppo pratico con la tecnologia. E poi sempre Sonia chiede cosa ne pensate dell'istituzionalizzazione come centri diurni e casa appartamento. Per quella che è la nostra esperienza, Federica, ovviamente correggimi e intervieni, l'utilizzo di strutture viene consigliato solo nei casi più gravi di queste patologie, di anoressia o di bulimia, perché nel centro, appunto, oltre ad essere seguite da un'equipe, come dicevo prima, quindi psicologo, medico, fisioterapista e altre figure professionali, c'è tutto un protocollo che riguarda appunto l'alimentazione regolare, ci sono tutti i vari step che nei casi di minor gravità possono essere gestiti da casa, ad esempio attraverso il coinvolgimento degli altri significativi. Quindi si può creare attraverso la complicità dei familiari o del partner un ambiente favorevole alla guarigione del paziente. Vuoi aggiungere qualcosa? No, comunque la collaborazione con i familiari, quindi con chi appunto abita appunto insieme a chi abita insieme al paziente, è necessaria, proprio perché tante volte dei meccanismi di mantenimento si attivano proprio anche a causa di cattive abitudini o di alcune, diciamo, cattive relazioni all'interno appunto del nucleo familiare. Quindi è importante la collaborazione. Peraltro non aggiungerei altro rispetto a quello che hai detto tu, Alessandra. Poi, non so, mi sembra di leggere pure un'altra. Rispetto al binge eating, si colloca quindi a metà tra anoressia e bulimia. È un altro disturbo, cioè il binge eating è un altro disturbo che rientra all'interno di questo calderone appunto di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, anche esso caratterizzato da comportamenti da abbuffate e da comportamenti di compenso. Quello che diciamo caratterizza maggiormente è che e questi comportamenti di compenso servono appunto sempre per controllare il peso. Alla fine molto simile alla bulimia nervosa. Lo scopo è sempre quello di appunto non evitare quindi l'assunzione quindi del cibo che si viene ingerito durante le abbuffate, e quindi anche qui vengono messe in atto a vomito, ad indotto o esercizio fisico in maniera rigida ed eccessiva. Però è comunque un disturbo a sé, non so se Alessandra può aggiungere altro. No, sono pienamente d'accordo con te. Prima infatti il disturbo del binge eating rientrava, come l'hai definito tu, nel calderone dei disturbi alimentari, no? Quindi anoressia, bulimia, binge eating, pica, disturbo da ruminazione, ognuno delle caratteristiche a sé. Sì. Poi ho letto, grazie per la presentazione, è possibile consultare le slide, è possibile consultare dei video che saranno presenti online, non saranno inviate le slide. Okay. E anche questa riguarda le slide, quindi credo di aver già risposto. E allora... Abbiamo altre domande in merito al contenuto del webinar, altrimenti ci avviciniamo alla chiusura. Sì, direi di sì, perché siamo andate ben oltre l'orario. Allora, gestire i tempi. Ritenete sia opportuno accennare al problema anche nella scuola primaria? Ma io credo fondamentalmente che tutto sta nel come si parla. È ovviamente un discorso che può essere affrontato, ma ovviamente con un
con un linguaggio a portata dei bambini di quell'età. Non so quanto, non so quale sia l'obiettivo di questa richiesta, se sia solo un obiettivo appunto fare educazione su alimentare, non lo so. Tu che ne pensi, Federica? Sì, io non, allora, in realtà non trovo la domanda che hai letto. Sta nelle domande e risposte. Come dice Alessandra, scusami, me la sta nella sezione di domande e risposte, non sta nella chat. Ecco. Beh, sì, il discorso penso che dipende un po' dallo scopo, però certo se si vuole fare prevenzione di questi tipi di disturbi, quindi per farli conoscere maggiormente, allora si può fare comunque, si possono organizzare degli incontri proprio per cominciare proprio ad introdurre più che altro non il problema del disturbo alimentare, ma piuttosto il discorso della prevenzione di una sana alimentazione che come con un fine appunto più preventivo, mi viene da sottolineare, proprio come dice Alessandra, più per quello, in una scuola primaria parlare subito di anoressia e di bulimia, magari dipende anche, no, con il tipo di linguaggio giusto, perché comunque un bambino di scuola primaria non può comprendere poi tutto quello che c'è dietro questi disturbi, ma sicuramente si possono fare interventi di prevenzione su una sana alimentazione. E... Bene, allora se siete d'accordo anche voi, io dichiaro chiuso il webinar di questa sera. Ringraziamo tutti voi per la vostra presenza e speriamo di vedervi anche al prossimo webinar. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Buona serata.